La cornice di pubblico è meravigliosa, le due curve danno il giusto esempio di correttezza e sportività. Il messaggio dei tifosi della Samba nel ricordare il 6 aprile di 15 anni fa è commovente, tanto da far alzare in piedi tutto lo stadio per un'enorme grazia a nome di tutta una città colpita dal terribile sisma. La Sud, anch'essa baciata dal sole, indossa l'abito più bello per evidenziare che memoria e appartenenza viaggeranno sempre a braccetto per onorare chi da quella maledetta notte tifa l'Aquila in curva Paradiso. Sul campo c'è pathos, tensione, forse anche un pizzico di paura che potrebbe generare scivoloni inaspettati. Ma la classifica dice che è doveroso provarci, costi quel che costi. La prima ad affacciarsi verso la porta avversaria è la Samba, con una punizione dal limite di Arrigoni. L'esperto centrocampista non riesce a trovare forza e precisione, così il rientrante Michelin non corre alcun rischio. Al settimo, ripartenza aquilana e pallone sul mancino di Banegas, che dal limite cerca immediatamente dribbling e tiro. Ascioti è battuto, ma il palo dice no. L'azione resta viva e la pressione aquilana porta Marcheggiani alla conclusione. Il 9 però fa la barba allo specchio della porta. Banegas, che sente il piede caldo e appena può ci prova anche al 13°, ma il mancino sorvola la traversa. Samb, che attorno al quarto d'ora chiede un calcio di rigore per tocco di mano di Bellardinelli, intento a contrapporsi al cross di Fabbrini. Striamo di Salerno lascia correre, evidentemente per la vicinanza del braccio al corpo dello stesso numero 2 aquilano. Punto di domanda e immagini al replay di Nico Centurame, con l'Aquila che sembra graziata dalla decisione del fischietto campano. Al 37°, Origlio è costretto a fermare la ripartenza di Senigallesi, andandosi a beccare il giusto cartellino. Il 18 aquilano poi si accascia per un problema al ginocchio e al suo posto entra l'aquilano Doc Mantini. Da qui alla fine dei 47 minuti non succede più nulla, con il caldo anomalo che evidentemente ha tolto forza e lucidità ai 22 in campo per i restanti minuti di gioco. Allora tutti negli spogliatoi per la giusta dose di refrigerio. Secondo tempo che parte in modo blando, con le difese attente mai fuori posizione per regalare occasioni all'avversario. Così il primo a provarci è Giulio Dori, con una conclusione di destro che attraversa l'area di rigore prima di morire in fallo di fondo. 4 minuti più tardi la gara cambia connotati nel modo più rocambolesco possibile. La Samba chiede l'intervento irregolare di Brunetti su Tomassini, ma anche stavolta Striamo lascia correre e proprio sulla corsa di Giulio Dori l'Aquila passa in vantaggio. Il cross del numero 3 spinge Sbardella all'intervento, ma il suo tocco va a toccare il palo alla sinistra di Ascioti prima di carambolare in rete dalla parte opposta. Al 24°, ancora proteste Samb, che sul contrasto di Santo Senigallesi chiede la massima punizione. 7 minuti più tardi il neo entrato Costa Ferreira cerca la pennellata alla Pinturicchio dalla distanza, ma il giro del 7 non va a bersaglio. Samba, che prova l'assalto all'arma bianca, coi tanti cross però tutti preda di un attentissimo Michelin. I 6 minuti di recupero scivolano via tra attese aquilane e speranze marchigiane, ma il risultato non cambia. L'Aquila vince, tenendo vivo un campionato che sembrava ormai scappato via. Samba, che domenica potrà essere arbitro e che dovrà regalare agli straordinari tifosi rossoblù ovunque presenti una meritata gioia nel caldissimo catino del Riviera delle Palme.